generale Figliuolo fa tappa a Pesaro e rassicura: rimborsi entro fine anno per famiglie e imprese che hanno subito danni durante l'alluvione dello scorso maggio. Bivacchi, alcol e droga, giovani denunciati dai carabinieri di Fano. Avanzata la proposta di avviso orale per tre ragazzi ritenuti socialmente pericolosi. Prosegue la conoscenza delle persone del territorio diocesano da parte del nuovo vescovo Andreozzi. Questa mattina Don Andrea ha incontrato la stampa locale per un momento di confronto e di dialogo. L'AST di Pesaro e Urbino avvia la campagna anti-influenzale. Si parte il 12 ottobre, in arrivo i nuovi vaccini anti-Covid. Nelle Marche l'estate prosegue, a Pesaro non mancano i cittadini in riva al mare. Formazione e informazione, la rivoluzione della lettura sempre di più su uno schermo al centro dell'undicesima edizione del Festival del Giornalismo Culturale che torna ad Urbino dal 5 all'8 ottobre. Dal 6 ottobre al 19 novembre torna Fuori Brodetto. In 32 ristoranti della provincia si potrà gustare la zuppa di pesce alla Fanese, confermata la gara tra gli chef. Benvenuti ad Occhio alla Notizia. Rimborsi entro fine anno per imprese e famiglie che hanno rimediato danni durante l'alluvione dello scorso maggio. L'ha dichiarato il generale Figliuolo durante la visita oggi a Pesaro per un incontro in provincia. Presente anche l'assessore regionale Stefano Guzzi, che si è soffermato sul probabile stato di emergenza esteso ad altri 5 comuni della provincia di Pesaro e Urbino. C'era per noi Marco Lonigro. Famiglie e imprese danneggiate dall'alluvione del maggio scorso avranno i rimborsi. Lo ha assicurato il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, durante l'incontro svoltosi a Pesaro con il presidente della provincia Giuseppe Paolini e l'assessore regionale Stefano Aguzzi. Una giornata definita importante dal presidente Paolini. Dopo mesi di incertezze arrivano rassicurazioni per famiglie e imprese. Entro fine anno, infatti, riceveranno ristori completi. Per ciò che riguarda la ricostruzione privata, quindi i rimborsi alle imprese e alle famiglie, l'ordinanza sulle imprese è quasi in chiusura, a breve faremo anche quella per le famiglie. Abbiamo dato mandato alle regioni di elaborare delle piattaforme elettroniche che saranno pronte dal 15 novembre in avanti. Ci sarà poi un tempo di istruttoria delle pratiche da parte sostanzialmente dei comuni e ritengo che da fine novembre potremo cominciare a ristorare le imprese e poi le famiglie. Pagamento in due tranche, precisa Figliuolo, per le imprese che hanno subito danni entro 40.000 euro. Per ciò che riguarda le imprese, se noi abbiamo danni entro i 40.000 euro, faremo una prima tranche la metà e seconda tranche a conclusione lavori, quindi portando le fatture che mi arrivano per il tramite dei comuni, ristoro totale. Per quelli che hanno danni maggiori daremo un anticipo e poi ristoreremo con successive determine o ristoro totale in funzione del perimetro finanziario del momento. Rimborsi e non solo, il generale Figliuolo ha annunciato a breve un'ordinanza relativa ai fiumi e alla difesa idraulica. Firmerò e invierò alle regioni fra qualche giorno piano di difesa idraulico. Contiene un quadro di semplificazione molto importante. Per ciò che riguarda le opere da fare, fino a 500.000 euro si potrà andare in affidamento diretto, fino a 1 milione con 3 operatori e fino a 2 milioni di euro con 5 operatori. Questo appunto per cercare di snellire le procedure, perché la ratio di questi provvedimenti è questa: noi siamo usciti dall'emergenza ma in questo momento non siamo ancora nella piena ricostruzione, siamo in una fase di transizione e quindi a mio avviso è bene muoversi in fretta come se fossimo quasi in emergenza. Noi abbiamo inizialmente proposto a livelli nazionali tutti i comuni che avevano subito danni, che erano oltre 160. Ovviamente non sono stati presi in considerazione, sono stati giudicati anzi eccessivi da parte del Dipartimento Nazionale rispetto ai 90 della Emilia-Romagna.
Su questo quindi abbiamo fatto una ricognizione più puntuale ed inizialmente sono stati riconosciuti in stato emergenza solo 7 comuni, quelli del Pesarese che erano qui oggi presenti. Su questo, come Regione Marche, abbiamo individuato dei criteri, là dove era piovuto di più, là dove c'erano maggiori danni evidenziati dai comuni, abbiamo sovrapposto questi criteri e abbiamo richiesto nuovi sopralluoghi in 53 di questi comuni marchigiani, ulteriori 53. La visita da parte del Dipartimento Nazionale della struttura del Generale Figliuolo è avvenuta puntualmente e li ringrazio, ma di questi 53 comuni di nuovo rivisitati, solo 17 attualmente sono stati presi in considerazione. E quando dico presi in considerazione non uso un'altra parola perché ancora non è stato dichiarato su questi lo stato d'emergenza, ma sono fiducioso che questo avverrà. Per quel che riguarda la provincia di Pesaro Urbino sono Macerata Feltrea, Pian di Meleto, Tavoleto, Frontone e Urbania. Sono proseguite anche oggi le operazioni di messa in sicurezza del casolare andato a fuoco ieri a Orciano di Pesaro. Siamo nel comune di Terre Roveresche alle ore 16. Le fiamme innescate durante i lavori di catramatura della canna fumaria si sono propagate in tutta la struttura andata distrutta. I vigili del fuoco della centrale di Pesaro ieri sono arrivati con 4 autobotti e 3 mezzi di appoggio coordinati dal funzionario dei vigili del fuoco. Per fortuna non risultano persone coinvolte. Sul posto anche i carabinieri di zona. E ora andiamo a Fano, dove nei giorni scorsi i carabinieri comandati da Maximiliano Papale hanno sorpreso 3 giovanissimi nella zona del Pincio in possesso di piccoli quantitativi di marijuana e hashish. I ragazzi quindi sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro per possesso di stupefacenti per uso personale. Nel corso del servizio straordinario di controllo, i militari hanno trovato anche un 20enne senza fissa dimora che bivaccava all'interno di un esercizio pubblico in stato di abbandono situato in via Dante Alighieri. Sempre al Pincio, martedì sera, è stato denunciato un soggetto su cui gravava un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Fano, emesso a suo carico a seguito di una rapina commessa la scorsa estate al Lido ai danni di un giovane. Invece, lungo le principali vie di accesso alla città, un 38enne in orario notturno è stato sorpreso alla guida dell'auto in stato di ebbrezza alcolica. Sono scattati il ritiro immediato della patente e una sanzione pecuniaria. All'esito del servizio sono state avanzate al questore 3 proposte di avviso orale a carico di altrettanti giovani ai quali sussistono concreti elementi di pericolosità sociale. E cambiamo argomento. Il vescovo Andreozzi questa mattina ha incontrato la stampa per un momento di confronto e di dialogo tra i temi discussi, la situazione dei parroci nella nostra diocesi e gli obiettivi da intraprendere. Vediamo. All'interno del palazzo vescovile di via Montevecchio a Fano, questa mattina il nuovo vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone, Cagli-Pergola, Andrea Andreozzi, ha incontrato i giornalisti della stampa locale per un momento di dialogo e conoscenza. In occasione della festa di San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, Don Andrea ha salutato e risposto ad alcune domande delle testate giornalistiche presenti, dalla carta stampata alle TV e ai quotidiani online. Dopo quasi 3 mesi dal mio arrivo nella diocesi, l'incontro con la stampa mi è servito per dire che ho ricevuto un'accoglienza molto bella, squisita da parte di tutti, sia delle persone, sia delle istituzioni e delle associazioni. In questo primo periodo il mio compito principale è quello di incontrare, conoscere e soprattutto ascoltare. Un altro importante compito e anche lavoro è quello di poter pensare insieme il cammino da fare nel rispetto di quanto è stato fatto negli anni passati. Oggi tra l'altro si celebra l'apertura del Sinodo della Chiesa Universale e mi sembra che questa giornata dunque vada celebrata in tutte le sue espressioni e in tutto il valore che ha. Tra i temi discussi, la situazione dei parroci nella nostra diocesi e i nuovi ingressi. Nel mese di ottobre avremo la gioia di vivere l'ordinazione presbiterale di Don Marco Rulli nella concattedrale di Pergola, sabato 14 ottobre alle ore 17. È un momento importante per la nostra Chiesa avere un nuovo prete ed è anche un momento di consapevolezza da parte di tutti. Il mese di ottobre è il mese missionario e a metà
di questo tempo, vivere un'occasione e anche una celebrazione così bella ci aiuta a riscoprire la missione come compito di tutti nella Chiesa e ci dà coraggio, fiducia per il futuro. Entrato in diocesi il 9 luglio scorso, prosegue il cammino di Monsignor Andreozzi nelle numerose parrocchie del nostro territorio per conoscere i parroci e i numerosi fedeli. Nei mesi di settembre e ottobre molto tempo è stato dedicato anche nell'incontro con i cresimandi e nella celebrazione delle cresime. Questo mi ha permesso di andare nelle parrocchie. Devo ancora però finire di incontrare almeno per la prima volta tutti i preti, alcuni ancora devo conoscerli, e soprattutto anche le comunità religiose, le varie realtà di chiesa che ci sono, con le quali vorrò avere al più presto un primo incontro. Ringrazio fino a questo momento tutti quelli che ho già conosciuto e chiedo scusa per non essere ancora arrivato dappertutto e soprattutto chiedo scusa a quelle realtà o a quelle persone che sono ancora in attesa che arrivi il Vescovo o di incontrare il Vescovo. Infine, Don Andrea, quali sono gli obiettivi futuri? Gli obiettivi, sì, sono quelli di poter quanto prima dare spazio a tutti e dare tempo a tutti per la conoscenza. Poi l'altra grande realtà o comunque l'altro grande obiettivo è quello di portare avanti il lavoro fatto e quindi di vedere insieme quali scelte compiere nel breve periodo e anche sul lungo periodo. Quindi ringrazio fino a questo momento tutti per l'accoglienza, l'aiuto e il calore che mi è stato trasmesso. Sono proprio contento e sono davvero fiducioso per i passi da muovere in futuro. Prenderà il via il 12 di ottobre la campagna per la vaccinazione antinfluenzale in provincia di Pesaro e Urbino. Come spiegato dal dottor Augusto Liverani, direttore dell'unità operativa Igiene, Prevenzione e Malattie Infettive, l'influenza rappresenta un serio problema di sanità pubblica. I casi gravi e le complicanze sono più frequenti nelle persone anziane, i bambini più piccoli, le donne in gravidanza e le persone con malattie croniche. L'influenza e la polmonite ad essa associata, aggiunto, sono classificate tra le prime 10 principali cause di morte in Italia. Sarà possibile vaccinarsi dal proprio medico o pediatra di famiglia e nelle farmacie aderenti. Inoltre, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica mette a disposizione i centri vaccinali presenti in provincia con accesso su prenotazione. Tutti i dettagli li troverete sul nostro sito occhioallanotizia.it. Infine, in concomitanza, partirà la campagna nazionale di vaccinazione anti-Covid con l'obiettivo sia di prevenire mortalità, ospedalizzazioni e forme gravi di malattia nelle persone anziane e con elevata fragilità, sia di proteggere le donne in gravidanza e gli operatori sanitari e sociosanitari. Anche nelle Marche l'estate prosegue. Siamo stati a Pesaro ad ascoltare diversi bagnanti presenti in riva al mare in questo inizio di ottobre. In questo ottobre dal sapore estivo come si sta al sole? Si sta molto bene, come agosto. Non c'è aria, il mare è bellissimo, veramente buon bello. Dunque continua l'estate? Sì, sì. Oggi sì. Poi ogni giorno può cambiare. Vabbè. Finché ci siamo. Secondo mio parere la stagione estiva potrebbe allungarsi un po', perché veramente settembre è un mese meraviglioso, anche ottobre volendo, però ecco, grazie a questo mare che abbiamo, veramente bisogna sfruttare anche la stagione. E per me le persone che sono a casa potrebbero fare una passeggiata, potrebbero venire ecco, in acqua tranquillamente, perché veramente è spettacoloso, è una lunghissima estate questa qui ed è meraviglioso proprio perché ci si può godere anche la spiaggia libera, così è molto bella, ecco. Temperatura ideale, fresca, l'acqua appena appena gelida, ma da fare un bagno oggi. Sì, si sta benissimo al mare, meglio forse in un ottobre così soleggiato che in piena stagione. Il mare è bellissimo, la spiaggia è fantastica e soprattutto non c'è tutta quella gente che normalmente ci si aspetterebbe. Quindi consiglio caldamente di venire al mare in questo periodo. Dunque prosegue l'estate anche a Pesaro? Prosegue l'estate anche a Pesaro, con un po' di fortuna speriamo almeno. Come si sta al mare in questo ottobre dal sapore estivo?
Io non sono mai venuta a ottobre al mare, il primo anno è una cosa meravigliosa. Ho continuato a nuotare e quindi con quest'acqua così tonica dà un gusto enorme, cosa che quando fa molto caldo invece si fa molta più fatica. Direi anche ottima la temperatura dell'acqua. Temperatura dell'acqua, ma anche soprattutto quando esci dall'acqua non soffri, non hai bisogno neanche di asciugarti, ti asciughi da solo. E poi massima tranquillità sulla spiaggia. Ah, sicuramente, è una delizia passeggiare tranquillamente così, si rilassa, ci si riposa veramente, per il corpo e per la mente. È giunto il momento di informare i cittadini dello stato dell'arte e di fare un primo bilancio sull'operato. È la richiesta avanzata dal consigliere comunale di Fossombrone Fabio Londei, che in una nota ha evidenziato alcune criticità. Non sono arrivati i milioni di euro del PNRR, ha detto, e non si sa nulla dell'istituzione dell'Ufficio Europa con gli altri comuni né della piscina. Inoltre, non sono stati completati gli interventi edilizi avviati dalla precedente amministrazione e in merito alla vicenda delle Collina delle Fate, di proprietà del sindaco e della sua famiglia, abbiamo chiesto l'accesso agli atti, ha proseguito Londei, per conoscere lo stato del contenzioso con il comune e gli altri enti coinvolti e capire in modo ufficiale a quale titolo sia autorizzata l'attività di ristorazione. Torna il Fuori Brodetto, l'iniziativa della Confesercenti che promuove e valorizza questo piatto della tradizione fanese in tutta la nostra provincia. Collegato con il Brodetto Fest di giugno, vivacizza la bassa stagione turistica. Massimo Foghetti. Sono sempre più i ristoranti, anche fuori Fano, che aderiscono al Fuori Brodetto. L'iniziativa della Confesercenti, strettamente collegata al Brodetto Fest, che quest'anno si è svolta nel mese di giugno. Quest'anno sono 32, di cui 6 di Pesaro, 1 di Marotta e 1 dei Colli al Metauro, i ristoranti partecipanti. Ognuno è contraddistinto dal logo della manifestazione, che assicura il cliente della qualità del piatto, del rispetto della tradizione e dell'applicazione di un prezzo calmierato. L'iniziativa si svolgerà dal 6 al 19 novembre. A presentarla al Galeone di Fano sono stati i vertici della Confesercenti, dal presidente Adolfo Ciuccoli al vicepresidente Stefano Mirisola al direttore Matteo Radichi. Era con loro anche il componente della giunta camerale Tommaso Di Sante, il presidente della BCC di Fano Romualdo Rondina, esperti gastronomi e imprenditori. In abbinamento al Fuori Brodetto, le iniziative di Fano Gastronomica, organizzate dall'assessorato al turismo, tra cui non mancherà la gara tra i ristoratori, culminante in una serata speciale durante la quale il brodetto sarà giudicato da una giuria popolare e da una giuria tecnica. Per noi era importante pubblicizzarlo e sponsorizzarlo in un momento di bassa stagione, quindi destagionalizzare il prodotto e proporlo appunto da ottobre a novembre, quindi due mesi. Ancora di più, quest'anno proprio per alzare l'asticella della qualità abbiamo deciso di abbinare quello che è il piatto principe, diciamo, della tradizione marinara fanese alla Fano Gastronomica, il progetto del Comune di Fano in cui si tende a promuovere appunto tutti i piatti della marineria fanese. Infatti durante le serate speciali, che sono 32 perché quest'anno abbiamo anche un record di partecipazione dei ristoranti, non solo si potrà gustare e votare il brodetto, ma anche come antipasto primo avere a disposizione un altro piatto della tradizione marinara. E come si identificano i ristoranti e quali sono i prezzi? Non ci siamo sentiti di imporre un prezzo perché comunque con il prodotto fresco, con l'aumento delle materie prime, era difficile cercare di abbinare il discorso qualità al discorso prezzo. Naturalmente abbiamo concordato di non avere dei ricarichi eccessivi proprio per promuovere la zuppa, però abbiamo deciso allo stesso tempo di non imporre nessun prezzo perché la prerogativa è quella di portare a tavola un prodotto fresco e di qualità. In momenti così difficili dal punto di vista economico, con una notevole ridotta capacità di spesa delle famiglie, quindi minori introiti per le attività commerciali, è molto importante cercare di creare questa tipologia di manifestazione perché in un qualche modo, oltre a promuovere i prodotti del territorio, le particolarità del territorio fanese, e stiamo parlando di Brodetto,
possono sicuramente cercare di creare economie anche agli esercenti, a tutta la filiera del commercio e al turismo. Possono essere dei prodotti importanti che possono sviluppare tutto il turismo, non solo in Italia, ma anche all'estero. Estero su cui puntiamo molto, e perché cerchiamo in qualche modo di creare dei flussi turistici nella regione Marche. Domani a Urbino prenderà il via il Festival del giornalismo culturale. L'evento, che proseguirà fino all'8 di ottobre, avrà come tema il futuro del giornalismo culturale nell'era degli schermi. Il servizio di Simona Zonghetti. Notizie, approfondimenti e riflessioni con giornalisti, studiosi e scrittori. Palazzo Ducale e l'Aula Magna dell'Università di Urbino Carlo Bo si preparano ad accogliere l'11° Festival del giornalismo culturale. Dal 5 all'8 ottobre, nella città patrimonio dell'UNESCO, si terrà la manifestazione con al centro il tema Leggere per il futuro del giornalismo nell'era degli schermi. Un'edizione che spiegherà nel dettaglio i grandi cambiamenti avvenuti nel mondo della lettura, un ribaltamento totale che oggi ci porta a fruire dei contenuti per mezzo degli schermi tra smartphone, tablet, PC e smart TV. Sempre più spesso, infatti, la formazione e l'informazione passano dalle immagini. Grande attenzione verrà rivolta anche al mondo dei giovani lettori, che sono portati a leggere i libri con le orecchie nella modalità podcast. Il festival è organizzato dall'Istituto per la Formazione al Giornalismo e dall'Università di Urbino in collaborazione con la Galleria Nazionale delle Marche e con il patrocinio della Regione. Tutti gli appuntamenti saranno ad ingresso gratuito e libero fino ad esaurimento dei posti. Lella, quali saranno i temi, gli interrogativi di questa nuova edizione del festival? Beh, uno degli interrogativi è quando leggiamo, come leggiamo e anche se leggiamo. Lo chiediamo, presentiamo una ricerca che abbiamo chiesto ai ragazzi della generazione Z, 14-19 anni, come si comportano loro nei confronti della lettura, ma il festival lo chiede anche ai giornalisti generalisti e ai giornalisti culturali. In particolare ci interessa anche capire come funziona il nostro cervello quando legge sulla carta o sugli schermi, e per questo abbiamo una neuroscienziata, la Matteoli, che ci racconterà proprio il funzionamento del cervello nel momento in cui leggiamo. Come diceva lei, appunto, tanti gli appuntamenti in programma, ma si parte il 5 con un'anteprima. Il 5 un'anteprima, saremo nel Cinema d'Essè Nuova Luce di Urbino, dove Emanuele Cohen, giornalista dell'Espresso, presenterà il suo nuovo romanzo, che parte dalla vita di Elvira Notari, una regista degli anni 20, unica donna, e che ha girato 60 film. Di questi 60 film ne restano soltanto 3, e sono della Cineteca di Bologna, che gentilmente, con una collaborazione con noi, ci omaggia la possibilità di vedere questo film muto, e lo vedremo insieme a chi ha studiato quel periodo e che l'ha raccontato in un romanzo, Emanuele Cohen, ma ci sarà anche Anna Fiaccarini della Cineteca di Bologna a discutere con noi. Quali saranno poi gli altri ospiti attesi al festival? Beh, naturalmente Dandini, Serena Dandini, e ci sarà un reading, ancora una volta la lettura di alcuni brani del suo ultimo libro, Cronache dal Paradiso, ma soprattutto la Dandini sarà intervistata da Giorgio Zanchini, e tra letture e confronti sarà una serata molto bella, il 6 alle ore 21 nella Sala del Trono. Poi il giorno dopo, alle 10 di mattina, ci sarà la Lectio Magistralis di Rosella Postorino, che anche lei leggerà un racconto che riguarda anche questa volta i ragazzi, e poi farà un dibattito, intervista con Giorgio Zanchini. Ma ci saranno molte altre cose, Piero Dorfres con Bruchi e Emanuele Parsi, la direttrice Pini del resto carlino QN, ma molti altri sono Paolo Di Paolo. Faccio fatica a elencarli tutti, ma nel festivalgiornalismoculturale.it potete vedere veramente tutti gli eventi che ci sono, e naturalmente poter avere tutti gli aggiornamenti. A Pesaro è stato inaugurato il nuovo manto erboso dello stadio Tonino Benelli, un intervento complessivo di 900.000 euro realizzato dall'amministrazione comunale. Due, uno, via.
È ufficialmente terminato il restyling dello stadio Benelli di Pesaro. L'amministrazione comunale ha svolto un intervento dal valore complessivo di 900.000 euro per la trasformazione del manto erboso e la riqualificazione delle panchine a bordo campo. A calciare il primo pallone sul nuovo campo del Benelli, il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Molto contenti per questo lavoro, fatto davvero in tempi brevi. È un lavoro fatto molto bene, è un campo sintetico ibrido, quindi di ultima generazione, e ci voleva perché purtroppo il campo del Benelli, nonostante la continua straordinaria manutenzione, non reggeva più, era troppo vecchio. Quindi abbiamo rifatto il drenaggio, abbiamo fatto tutto l'impianto di irrigazione, il nuovo campo, le panchine nuove, quindi un intervento da 900.000 euro. Un intervento necessario, spiega l'assessore al fare Riccardo Pozzi, che è consistito nella trasformazione del manto di gioco in erba naturale a prato artificiale di ultima generazione, che consente lo svolgimento delle attività sportive con qualsiasi condizione meteorologica e da un numero elevato di utenti. Un'opera importante, un impianto sportivo completamente riqualificato nel suo manto erboso, questo è veramente un ottimo intervento. Non solo il manto erboso, è stata l'occasione anche per rivedere tutti i sottofondi, l'impianto di drenaggio, l'impianto di reazione, sostituite le panchine con queste che vedete qua alle mie spalle. Insomma, un intervento complessivamente da 900.000 euro realizzato dalla ditta Delfino e concluso nei tempi che prevedevano proprio questo, nel senso abbiamo chiesto alla società per le prime due partite un po' di tolleranza e la prossima partita sarà in casa proprio in questo bellissimo stadio. Ci sono ancora alcune cosine da rivedere per quello che riguardano lo stadio nella sua visione più complessiva. Insieme ad Aspes stiamo portando avanti un percorso ed è piuttosto avanzato, che vedrà proprio la riqualificazione di questa parte, diciamo, di quella che è la vecchia tribuna Prato, e consentirà anche di ridare più spazio a quello che è il quartiere, andando a migliorare anche l'assetto proprio generale dello stadio. La copertura è davvero, e poi è la vera e propria Ciliegina. In questo momento non abbiamo un finanziamento anche che prevede la copertura della tribuna, però ci arriveremo. Chiudiamo qui il nostro telegiornale. Subito dopo di noi ci sono le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Fano Fiorisce, la mostra mercato dei fiori che si è conclusa domenica al Pincio di Fano. Grazie per essere stati con noi e per aver scelto l'informazione locale di Fano TV. Buon proseguimento di serata sul canale 19.